Ecco ragazzi, parliamo ora del teorema di Pitagora. Come vedete, qui è costruito un triangolo rettangolo. Ora, in questo triangolo rettangolo, io vado a costruire un quadrato che ha come lato l'ipotenusa, un quadrato che ha come lato il cateto maggiore e un quadrato che ha come lato il cateto minore. Osserviamo quindi dalle formule che l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa, quindi di questo quadrato, è uguale alla somma dell'area del quadrato costruito sul cateto maggiore e sul cateto minore. Vedete che questo è vero anche se io allargo le misure dei lati di questo triangolo rettangolo. Ma, come vedete, il triangolo rimane sempre rettangolo. Se invece io spostando lo slider modifico l'angolo e quindi non ho più un triangolo rettangolo, in questo caso ho un triangolo ottusangolo, vediamo che non è più vera questa affermazione. Le aree dei due quadrati sono diverse dall'area del quadrato costruito su questo lato. La stessa cosa vale se io ho un triangolo acutangolo. Quindi l'affermazione è vera sempre e solo se il nostro triangolo è rettangolo. Ecco, ripetiamo ancora una volta quindi che il teorema di Pitagora afferma che in ogni triangolo rettangolo il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Vedete che questo è sempre comunque vero. Quindi ricordate che il teorema di Pitagora si applica sempre e solo ai triangoli rettangoli. Vediamo ora di trovare le formule che ci permettono quindi di calcolare l'ipotenusa, per esempio il cateto minore e il cateto maggiore, utilizzando il teorema di Pitagora. Allora, abbiamo detto che il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Ricordo, equivalente vuol dire stessa area. Lo stesso enunciato lo posso dire anche in un altro modo, ad esempio che in ogni triangolo rettangolo l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma delle aree costruiti sui cateti, dei quadrati costruiti sui cateti. Quindi, traducendo questi enunciati in forma simbolica, posso scrivere che qui, cioè il quadrato costruito sull'ipotenusa, ovvero l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa, è uguale all'area del quadrato costruito sul cateto minore più l'area del quadrato costruito sul cateto maggiore. La stessa cosa si può comunque dire ipotenusa alla seconda. Perché ipotenusa alla seconda? Perché il quadrato costruito sull'ipotenusa ha come lato l'ipotenusa. Quindi, siccome sappiamo che l'area del quadrato è lato per lato, in questo caso, poiché ho l'ipotenusa come lato, dirò ipotenusa per ipotenusa, cioè ipotenusa alla seconda è uguale a cateto minore alla seconda, cioè cateto per cateto, parlando del cateto minore, più cateto maggiore alla seconda, e cioè cateto maggiore per cateto maggiore. Quindi, cosa posso dire allora? Che per calcolare la misura dell'ipotenusa applico la formula inversa e quindi io in questo caso non ho più ipotenusa alla seconda, ma ipotenusa. E quindi, siccome sappiamo che l'operazione inversa dell'elevamento a potenza è l'estrazione di radice quadrata, posso dire che l'ipotenusa è uguale alla radice quadrata del cateto maggiore alla seconda più il cateto minore alla seconda. Mentre per calcolare il cateto maggiore, posso fare radice quadrata di ipotenusa alla seconda meno cateto minore alla seconda, così come per trovare il cateto minore è uguale radice quadrata di ipotenusa alla seconda meno cateto maggiore alla seconda.